Ha smesso di battere nella notte il cuore di Selli. La giovane di Lucrezia è morta nel reparto di rianimazione del Torrette di Ancona, dove era ricoverata da lunedì dopo il tragico incidente avvenuto lungo la l'Ai 78. Erano circa le 13, quando a causa di una foratura alla ruota anteriore ha fermato l'auto sulla corsia destra della superstrada, ma dopo pochi secondi è stata centrata violentemente da un Audi A3 condotta da un 31enne di Monte Felcino, che trovandosela inaspettatamente di fronte, non è riuscito ad evitarla. In quel momento, la 22enne era seduta al posto di guida, parlava al cellulare con il soccorso stradale che, dall'altra parte del telefono, è stato testimone dell'incidente. Selli avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 17 novembre. In suo ricordo, in questi istanti si sta svolgendo un momento di preghiera nella chiesa San Apollinare un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Selena e non ha mai fatto mancare l'affetto e la vicinanza in questi tre giorni di agonia e di strazio anche il popolo della rete l'ha sostenuta con l'hashtag io sto con Sally e con foto e pensieri che hanno invaso la sua pagina Facebook l'hanno sostenuta da lontano in ogni attimo ma stanotte quella forte speranza di poterla riabbracciare, vederla sorridere di nuovo in pochi attimi è svanita nel nulla, in tanti a chiedersi il perché sia successo proprio a lei, a quella ragazza dolce, solare, grintosa. Ancora non riesco a crederci, scrive Dora. Non è giusto, non doveva andare così. Non tu ti Mando un bacio nel vento, ti porterò sempre nel mio cuore. Non amo le storie senza un lieto fine, ammette Federica. Ma so che le nostre vite sono state scritte da qualcuno la cui penna non è fatta di inchiostro ma di amore. Devo fidarmi quindi e lasciarti andare per una strada migliore, sicuramente. Allora ti lascio volare, Angelo. Ti ringrazio di averti incontrata, di aver goduto dei tuoi sorrisoni, dei tuoi progetti, del tuo entusiasmo. Vola, Angelo nostro, e da lassù continua ad illuminare i tuoi meravigliosi genitori e tutti coloro che con grande gioia hanno condiviso con te i tuoi giorni. Buon viaggio Selli.